Hello guys, hanno appena annunciato i teen di quest'anno, confermata la data del 20 settembre, usciranno i teen 2024. Tante novità, iniziamo soprattutto dalla cosa più importante che sono i set da cui andranno a prendere le carte, quindi avremo Power of the Elements, grande assente quest'anno, finalmente verrà ristampato, grande assente l'anno scorso, verrà ristampato quest'anno assieme a Photon Hypernova, Cyberstorm Access, Duelist Nexus, Age of Overlord, Maze of Memories, Amazing Defenders, Wild Survivors e di più. In questa lista dei set dell'anno scorso mancano giusto Legendary Duelist Soulborn in Vulcano, il set in cui c'erano i nuovi supporti Salamagna e Regime Phoenix, e anche a parte vabbè i set di Reprint, un altro set, Valiant Smasher. Sì, Valiant Smasher manca, quindi non ci sarà questo set, e da quest'anno ovviamente non ristamperanno Maze of Millennia, quindi Bonfire ce li possiamo sognare per il momento, però vabbè, l'hanno fatti stanno, ci può anche sta. Andiamo a avere delle possibilità, delle carte che potrebbero ristampare. Da Pote, senza dubbio, aspettiamo con ansia. Parte il pianeta che sarà ristampato in Reality, non penso faranno una doppia reprint e non penso sia necessario una doppia reprint. Però c'è roba Goti, abbiamo per esempio Sprite assolutamente, che sta comunque una ventina euro a copia. La Kurikara, anche qui sta sui 20 euro a copia. Ultimate Slayer, anche questo, sui 15 euro. Se non ristampano a Raid, ristampano qui dentro. E poi tra le ultra di importante abbiamo... Questo sta... Shining Hero Wingman sta sui 5 euro. Questo stava sui 2-3 euro. Cioè ci sono un po' di ultra e c'hanno un po' di value. Anche Garura l'hanno ristampato nei Dine. Potrebbero ristamparlo pure qui dentro. Assieme magari alla roba Sprite, quindi Gigantic e Starter. Ce ne sono i carte ancora da ristampare i pote. Dovremmo vedere... come deciderà Konami di distribuire le ristampe, soprattutto questi set di cui hanno annunciato alcune carte, nella rara di tutti i pianeti in pratica, se metteranno sui pianeti, se faranno archetipi da una parte, staple dall'altro, vedremo. Amazing Defenders gli è rimasto veramente poco a ristampare. Questo è confermato pure, l'è confermato una rarity. Tutte le carte valore confermate, ristampate a rarity. Questi qui, Rescue Ace, sono stati già ristampati in Maze of Millennia, quindi non servono anche perché sono abbastanza economici al momento. È rimasto Mikanko, che in realtà ha alcune carte con un pochino di value. Ohimè, mi sembra stia sui 15 euro e qualcosa. Mikanko, Water Arabesque pure sta sugli 8 euro se non sbaglio, quindi qualcosina da Amazing Defenders c'è di interessante. Fondone per Nova, ovviamente abbiamo sia la Graveskeeper Inscription che il Sargas, che sta comunque a 8 euro, mi sembra una roba del genere. Kashtira Teosi, anche questa sta sui 15-20 euro, se Kashtira di peso piede, il pianeta che reprinteranno a Rarity, quindi magari non reprinteranno qui dentro. La Trust che ci aspettavamo, io mi aspetto personalmente nella Rarity, perché Rarity è stato, perlomeno l'anno scorso, il luogo in cui venivano ristampate staple, però magari potrebbero ristamparle in questi din, oppure metterlo in entrambi, possono fare quello che vogliono, assieme anche a Gold Pride, che riceve supporti quest'anno in lede, quindi magari ci potrebbero infilare anche Gold Pride. Tra le ultra, poi, in Photon Hypernova ne abbiamo tanti importanti, abbiamo il Rysart, abbiamo il Tear Lament Kashtira, abbiamo roba per Despia, quindi sia Rimbrum che Gran Guignol, assieme anche a Aegirin, che comunque... Sì, Aegirin, che comunque sta sui 6-7 euro, mi sembra. Tra l'altro escono gli SGED nuovi su Duel Terminal. Adesso non mi ricordo come si chiama da noi, come si chiamerà noi, però mi sembra è un Battle of Legends Terminal qualcosa. E poi anche il Big Welcome ce lo potrebbero infilare. Da Maze of Memories, di carta esclusiva di questo set, diciamo, c'è praticamente solo Wake Up Your Elemental Hero, assieme all'Hatchel Stardust Synchro Dragon, quindi immagino che le uniche due carte rilevanti che hanno un costo abbastanza importante, vabbè, per carità, c'è anche il Firewall che sta sui 3 euro, penso, Dark Fluid, assieme al Black Cluster Soldier, che sono pure esclusive di questo set, però diciamo le carte più rilevanti sono più Hatchel Stardust e Wake Up, e io me le aspetterei personalmente tutte e due in questo set, magari assieme anche una reprint Guardian Chimera, se non la ristampano già nella Rarity. Cyberstorm Access, anche qui il resto delle carte costose di Despia, quindi Quem, assolutamente obbligatoria, assieme all'Albion The Sanctifier, sempre che non lo bannino prima, perché secondo me c'è questa possibilità.
Tossenger l'hanno ristampato Edin, l'hanno ristampato negli OTS, sì, ma un'altra reprint. Non scappa, non scappa. Orari di Odin, Chaos Angel ce lo ristampano di sicuro. Il pianeta sappiamo già che lo ristampano nella rarity. Astraloud devono decidere. Lo stesso per, vabbè, Lulu Wallet anche qui. Dove lo vuoi fare? Da una parte devi fare. E lo stesso vale per Dispater. Dispater anche qui importante. Il resto, vabbè, anche Ryumart sta sui 5-6 euro. Quindi forse un pochino più basso, forse sui 4 euro. Anche Ryumart ci sarà molto probabilmente in questo set. Wild Survivors, ovviamente abbiamo tutti i Vanquish Soul, la roccia non ristampata nell'OTS, però questi qui probabilmente ristamperanno tutti, assieme soprattutto a Ground Xeno, perché sta a 20-25 euro, Dino non sta facendo granché, però magari se questa carta diventa un pochino più accessibile, la gente inizia a sperimentare un pochino più con Dino, perché continua a uscire piano piano piccoli supporti. Ci abbiamo anche Nouvelle, che vabbè, Mazzo for fun, però comunque anche queste stanno a, mi sembra, 5-6 euro a copia queste carte qui. Quindi una ristampa economica non penso faccia schifo agli amanti del for fun. In Duelist Nexus, anche se è stato un semi-flop come set, ci sono tante cartine piccoline che hanno comunque una buona value. Non c'è la money card, però abbiamo il Revolution Synchron e sta sui 20 euro a copia. 15 euro la Slipnir, altri 15 euro, forse un pochino di meno, il Crimson Dragon. Quindi anche questo c'ha un po' di value. Anche qui il Dark Corridor sta sui 10-15 euro a copia, mi sembra. Questo sui 7-8 euro. Questo qui è una carta che c'ha potenziale, che non si sa mai. Nemleria continua a far uscire carte. Poi una carta non once che ti fa pescare due carte mandando a terreno mano, non è brutta. E poi nelle ultra ovviamente abbiamo l'Unchained Soul Lord of Yama e la Chimera Death, King of the Flying Phantom Beast. Anche questo un deck che riceverà supporti in lede. Ci immaginavo una ristampa anche di questa. Ma soprattutto arriviamo al sugo. La cosa più importante, ragazzi. Agov. Imseti. La strega. La Wanted. Ma soprattutto SP Little Knight e il Superstellar Typhoon. Sono reprint quasi obbligatorie, e sono dei bei pezzi che probabilmente terranno value anche se le ristampano. SP Little Knight probabilmente sarà comunque una money card, se lo fanno come Secret sarà almeno una carta da 40 euro a copia, quindi sappiamo che ci saranno, non sappiamo per certo perché non si sa mai, però Konami in genere quando annuncia dei set, quando li ha annunciati in passato nei tin, tende a mettere comunque tutte le carte chiave, le carte più importanti di quei set, quindi raramente ha tirato fuori, tipo l'anno scorso non è che aveva annunciato Pote nei tin, ci aveva messo Garura e qualche altra carta di Pote in più, però non ha mai annunciato Pote nei tin, quindi è per quello che non c'erano Sprite, Tier, questa roba qui. Lo stesso penso che farà quest'anno, ma rilascerà qualche carta un pochino secondaria. Esempio, l'anno scorso ha lasciato fuori l'Esu Sorella, l'Exis che si fa con due Exis e le sue sorelle, l'ha lasciato fuori e poi è arrivato a 15-20 euro, però è una carta marginale da 1-2 euro a copia, probabilmente lasceranno anche qui qualcosa del genere, però niente di troppo importante che tu dici, lasciano fuori la Wanted? No, non penso proprio faranno una roba del genere, però magari una carta di valore un pochino più basso che poi prende value perché non è stata ristampata, è probabile che ci sarà. Insieme a queste carte avremo delle alternate art di alcune carte confermate per adesso. Saranno innanzitutto carte iconiche del passato molto famose, dicono. Red Eyes Black Dragon, Dark Magician Girl, Harpy's Feather Duster e Raijeki. Quindi queste sono quattro delle carte che ristamperanno. Abbiamo già visto queste A. Non sappiamo se sono queste, ma in OCG hanno stampato queste alternate art e immagino che verranno importate anche da noi. Quindi questa è Dark Magician, questo è il Drago, questa è Rajegi e questa è Rimozione. Ah, questo è la Pit Feather Duster. Poi in OCG hanno fatto anche Tuning, Sintonizzare e Rimozione Limite. Quindi immagino che anche queste verranno importate da noi. Quindi diamo un'occhiata all'OCG quando ci saranno altre di queste carte, quando annunceranno altre queste alternate art che probabilmente verranno importate anche da noi. E in più ci saranno una pool di 50 quarter century
Secret Rare su 400 carte, che sono tante. E voi direte Quarter Century Secret Rare? Sì, perché ci sono i Quarter Century, ce ne saranno 3 in ogni tin, assieme a 3 rare Secret Prismatiche e 9 ultra rare. Quindi avremo più ultra rare rispetto all'anno scorso. Stesso numero di Secret, perché semplicemente metà saranno prismatiche e metà quarter. Le quarter però in questo set dicono che sono un viaggio sulla via della memoria, memory lane, va bene? Quindi mostri iconici e immaginari da decenni di duelli. Quindi immaginatevi queste quarter, non ci sarà l'SP quarter, non ci sarà l'Imsedi quarter, ci saranno carte iconiche del passato quarter, magari anche alcune di queste alternate art, se non tutte, saranno fatte proprio in Quarter Secret Rare, però potrebbero cogliere l'occasione per ristampare dei pezzi importanti per il retro format, quindi qualcosina magari anche per i nostri amanti dell'Edison e del GOAT. Ci sta, carte, ma la Dashot, mi ristampate la Dashot, non sarebbe male. 16 di queste carte verranno... Si vedranno nei lati dei tin, come è stato per l'anno scorso. Purtroppo ancora non abbiamo l'immagine. Farò di sicuro un altro video sui tin in cui ne riparleremo magari in dettaglio. Vedremo appunto le carte aggiuntive. Magari dopo che uscirà, dopo che sarà uscita la rarity, così possiamo ragionare un po'. Abbiamo visto quello che è uscito sulla rarity, vediamo che cosa potrebbe uscire effettivamente nei tin. E poi ci saranno appunto altre 34 carte di cui non sapremo niente fino a che non saranno aperti i primi tin. Comunque, un prodotto che promette senza dubbio molto molto bene. Se la gioca, secondo me, molto meglio rispetto all'anno scorso con la rarity di quest'anno. Perché la rarity dell'anno scorso era troppo buona e quindi ha un po' oscurato i tin l'anno scorso. Quest'anno, invece, a parte le date di uscita che sono un pochino più sfasate, i tin che contengono Agov, ragazzi, tutti vogliono SP Little Knight. Tutti vogliono anche il Typhoon, sono carte troppo importanti e quindi secondo me saranno molto molto più rilevanti i tin quest'anno. Fatemi sapere voi nei commenti, ragazzi, che cosa sperate che ci sarà in questo set, cosa assolutamente non deve mancare. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. E commentate, mettete like, iscrivetevi e quando mettono il pre-order di tin ordinate la fantasia con il mio codice sconto in 5 e ci vediamo al prossimo video. Bye bye, guys.